Tere tulemast, armsad PÖFFi sõbrad! Järgmine film, millest me kõnelema hakkame, sobib väga hästi pimedatesse novembrikuu öödesse, sest selle nimi on Pimedus. Minu kõrval siin Nordic Hotel Foorumis on filmi režissöör Emanuela Rossi ja meil aitab seda itaaliakeelset juttu tõlkida Silvia Lorenzi. Welcome! Benvenuto! Grazie. Please, Emanuela, tell me, before you came to the film industry, you were a journalist. What brought you to the movies? Io ho sempre avuto la grandissima passione per il cinema, fin da quando ero bambina. E poi sono laureata in storia del cinema e poi non ho avuto abbastanza coraggio subito per andare a Roma a fare la regista perché mi sembrava una cosa troppo difficile e ho fatto 10 anni da giornalista, ma a Milano, nei giornali femminili. Però comunque è stata un'esperienza importante perché tipo a casa Vogue o in altre riviste ho acquisito un senso del gusto che credo che nel film si veda. So she always have a passion for movie, and this is why she graduated in history of cinema. But she never had the courage to go to Rome and starting with the cinema. But anyway, starting with journalists and working with Vogue, and she was working with Vogue Milan. And in Milan and a lot of fashion newspaper, it brought her to have a sense of good taste and look and what you can learn by working with beauty. So you basically you worked in a women magazines. So and this story is also about three girls growing up. Quindi sì, lavorato lì. Sì, no, questo è vero. Io lavoravo nei giornali femminili, quindi questo tema femminile l'ho sempre avuto molto caro, molto vicino. E poi è stato quasi naturale arrivare a scrivere proprio una storia in cui tutto è focalizzato sulle donne, su delle bambine a cui è impedito di crescere. So basically yes, this is true. She always worked in a female newspaper and this is why for her the theme of female is very important. And this is why the movie is focused about these three young girls to who it's not very easy to grow up. This movie, I even cannot say which genre is it, it's a mix of thriller, sci-fi and family drama. Quindi questo film è un mix di genere? Sì, e prima di fare questo film ho lavorato in una TV serie che si chiama Non uccidere, quindi un po' l'horror, un thriller, un noir. E qui ho assorbito questo senso del thriller, del nero, diciamo, e ho girato molto anche in un obitorio. E quindi, insomma, perché era questa serie molto dura. E quindi, insomma, non avevo mai pensato di usare il genere nel mio cinema, ma poi questa esperienza mi ha fatto venire un po' questa passione per il genere. So before she worked with a TV series which is called Don't Kill, and this TV series is a thriller TV series, and through it she got inside the concept of the genre. She took it from there. They also shoot a lot in obitorio. Where there are dead people, after they die, they put them there, and they shoot a lot in that place. And in a morgue? Yeah, sì, morgue. In a morgue, exactly. And this made her thinking about the thriller part, and it's somehow reflected in her in the movie she did. So she haven't think before about the genre, but through this job, Voglio dire che ultimamente ho visto anche degli splendidi film d'autore che hanno questa commistione con il genere, come Lasciami entrare, oppure Grave, un film francese, e questa cosa mi ha colpito perché trovo che il genere rivitalizzi il cinema d'autore. And lately she saw like a lot of great movie which are
also integrating the concept of the genre, like for example Let Me In and Grave, which is like a French movie, and she thought that the genre is a good way to be introduced in the movie. No, to cioè, migliorare, come to, dare forza. Yes, to make it strength, to make the movie stronger and to make it, to improve it. So life itself gave you the ideas, the genres, and you mixed it all up. Quindi la vita ti ha dato l'idea, il genere, e tu l'hai un po' messo insieme. La vita, il cinema, diciamo, è un film molto cinefil, perché in effetti nel film mio ci sono, si vede che ci sono delle commissioni con altri film, quindi è un film cinefil, però è anche la vita che mi ha dato, cioè, diciamo, molte idee, visto che la condizione della donna ancora oggi non è così, così facile come sembra. So it's a movie cinefil, which is and this you can see it like a lot in the movie, but also the life gave her a lot of inspiration, especially the condition of the woman that nowadays is still not good at all. But a storyline, you well, I guess you got a lot from the women magazine working there, but where came the storyline? This is a story of a father, of a family, where father lies. Non devi dire troppo perché è un thriller. You cannot say too much because it's a thriller. Oh! Allora, è un po' di mistero, lasciamo. Comunque, diciamo, c'è questo aspetto un po' sci-fi perché c'è fuori una condizione di sole malato. E quindi diciamo le ragazze non possono uscire perché fuori il sole scotta troppo. Questa è la condizione di cui si parla. Poi lasciamo vedere all'aspettatore. So the what is about, it's a little bit sci-fi because outside there is this condition of sick sun, very strong sun, and the girls they cannot go out because the sun is too strong. Only the men can go out. Only the men can go out. This is the story father is telling. Yeah. Yes. And we leave it like this for now. But this is the story. Yes. And there are three young girls, who are growing up knowing that they never can go out because there have been a natural disaster. Sì. La storia è abbastanza metaforica perché il padre oltretutto porta poco da mangiare. Questo è proprio un simbolismo del fatto che le ragazze crescono poco. Questo è un aspetto. So the story, it's metaphors because the father is not bringing a lot of food inside. He's bringing very small amount of food all the time, and this makes the girl not be able to grow up too much. So he keep them being smaller. So is it because every father wants his daughter will be always his little baby daughters? Il padre vuole che le ragazze siano sempre piccole. Yes, the father wants that the girls are always small, that they don't grow up. But what is the story behind this storyline? Where did you... No, la storia non la raccontiamo. No? La storia non la raccontiamo. No, la storia dietro. Cioè, qual è la storia dietro al film? Non la storia totale. Questo, insomma, è un... Il tema è questo della crescita. Infatti, la seconda parte del film è tutto legato a Stella, la protagonista, che comunque riesce a trovare un modo per crescere, per andare avanti, è soprattutto una storia di guarigione, perché Stella piano piano riesce a guarire. So the theme is growing up, but it's also concentrated on the main character Stella and about her healing. So it's a story about healing and making the way to go on with your life. So. How much of you is there in Stella? Quanto c'è di Stella? Sì. Diciamo che qualcosa di mio c'è, perché quando ero piccola, diciamo, ero in una famiglia abbastanza soffocante e quindi, diciamo, ci sono degli aspetti. Grazie a Dio non è la mia storia, perché fortunatamente non ho avuto una vita così dura.
però ci sono degli aspetti miei, soprattutto quando Stella esce, davvero è come mi sono sentita come quando sono uscita finalmente per andare dalla mia famiglia per andare all'università. So yes, there is something of her in Stella because she grown up with kind of a choking family, but it's not. Thanks God, it's not her family, so it's not like too my much. My family of a, was not so terrible. So as there, but somehow she felt like when Stella at the end managed to like emerge, she felt the same when she moved out from her parents' house to go to university. So she has connection with the character on this level. Yeah. So there are some motives from yourself, from your life. Sì, per questa ragione ho scelto una ragazza, Denise Tantucci, la mia attrice, che in qualche modo, quando l'ho vista, mi ha ricordato qualcosa di familiare. So yes, this is why she chose her main actress, Denise Tantucci, in a way that when she met her, it reminds her something, someone familiar. Familiar, sì. It is your first feature movie. You have done TV series before and short movies. Yeah. Yeah. Primo sì, sì. Feature movie. Sì, ho fatto dei corti che sono piaciuti, sono stati premiati e poi questa grande esperienza di una TV serie che è un'esperienza enorme perché per 2 anni ho girato tipo 7 scene al giorno per un totale di 1000 ore, quindi... So yes, she did some shorts, who won some prize, and then this amazing and extreme experience of TV series that was very intense because for 2 years she shoot like scene, 7 scenes per day, so a total of how many hours? 1000 ore. Thousand of hours, so it was very tough experience. 7 scenes a day? Sì, seven. And un giorno ho girato 16 pagine. And one day she shoot 16 pages of the script. Oh, this is crazy. This is great. My face said it all. Completely crazy. Yes. Beh, normalmente in TV si fa così, eh? That usually in TV is like this. Non così tanto, ma... Not so much, but almost like this, yes. But when did you decide that enough of the TV, enough of the shorts, I want to do a feature movie now? No, io penso che tutti i registi, anche che fanno le serie, vogliono fare il film. Il problema è trovare la situazione. Io, avendo fatto la TV, non volevo fare un film commerciale, volevo fare un film esattamente come lo volevo io. Veramente forte, duro. E quindi era un po' difficile trovare il produttore. So I think that every director who do TV at some point they would like to do a movie. And because she did like TV, she didn't want to do like a commercial movie, but she wanted to do something very strong, very powerful, like as she wanted to do it. But and then she was that she found the producer for this. The yeah. problem is the producer yeah. for a film is so difficult. For this kind of movies, so hard and so strong, it's very hard in Italy to find a producer. You experimented with a mixture of genres. Here in Black Knights Film Festival, we have a lot of experimental cinema. Have you seen any movies in here? Ho visto alcuni film qua. Purtroppo ho visto finora solo, sono arrivata ieri, ho visto solo un film, Muscle. È interessante e quindi spero di vederne ancora perché mi piace questo festival che accoglie dei film sperimentali che appunto inseriscono il genere anche. Questa è una cosa che apprezzo. Unfortunately she arrived only yesterday, so she managed only to watch one movie, this Muscles, which was interesting, and she really appreciate the fact that in this festival there is also introduction to genre and experimental movie that make the whole panorama very interesting. But what did you said that it was hard or difficult for you to find a producer for that, for your movie. What do you think what that says about film industry, that it's hard to find a producer for experimental movies, but maybe if I do this classic rom-com or blockbuster, it's like... Beh, diciamo che soprattutto in Italia, diciamo, il cinema ha un po' di problemi ultimamente, è un po' in crisi, quindi ovviamente cerca
prodotti un po' più sicuri, cioè che pensano che facciano un po' più di soldi, diciamo. Però, per esempio, io sono convinta che un film come il mio può avere un audience. In realtà ce l'ha, perché le serie adesso, le serie che tu vedi su Netflix così, hanno queste componenti di durezza, di mescolare generi. Quindi io sono sicura che un film come il mio può avere un pubblico. So in Italy nowadays it's quite hard for cinema industry to find producer, especially for some sort of movie, because they prefer to go on something that they're sure they will get like some money back. But she's sure that a movie like her, like the movie she did, it can have an audience, because for example in all of these TV series on Netflix there is this side of genre and thriller, so if this, there is an audience there mixed with the author cinema, so if there is an audience there, then it's her movie for sure will have like audience, because have similar components. And when it's a growing up, young girls growing up story, I think a lot of women can relate to that. Sure. And dove c'è una storia di crescita femminile, penso che molte donne possano relazionarsi. Assolutamente, tutte le donne che hanno visto il film lo hanno amato molto, perché è veramente un film di empowerment femminile, forte, e che dice anche delle verità, secondo me, non so come dire, molto dure, insomma, che è la donna che poi deve prendere in pugno la situazione e combattere, perché se aspetta che gli lasciano la strada non ce l'avrà mai. Yes, absolutely, because it's a story about very strong about women and powerness, that it say that at some point it's the woman who has to take the strength to do things, because if she's waiting that man leave her the way to do things, it will never happen. So. Thank you, Emanuela and Silvia. I wish you a pleasant stay here in Tallinn and enjoy the Black Knights Film Festival. Okay, thank you. Pleasure statement. Aitäh teile, PÖFF TV vaatajad, kõik noored naised, keda vähegi huvitab suureks saamise lugu, siis võivad Emanuela debüütfilmi Pimedus PÖFFi kavast leida.